Presidente, un anniversario importante, una presenza costante e fondamentale per i savonesi, la Croce Bianca. Sì, da 125 anni. Neanche il periodo fascista è riuscito a fermarci, nonostante ci avesse sequestrato le ambulanze. Piuttosto ci siamo inventati un programma alternativo, che era quello di aiutare le mamme che erano senza latte. Non credo che saremo sempre vicino a questa città e con questa città. Nella dimostrazione anche l'intervento di ieri, che è stato importante per aiutare delle famiglie che erano rimaste sfollate e alcuni per qualche giorno, per qualche settimana non potranno tornare nelle loro abitazioni. Noi, oltre ad aver portato in ospedale insieme a altre delle pubbliche assistenze, la Croce Rossa, chi ne aveva bisogno, fortunatamente con problemi lievi, poi c'era il problema degli sfollati. Eravamo alle 6 del mattino, la cosa non era banale risolverla in 448, nonostante che ci fosse il sindaco, tutte le autorità. Noi abbiamo pensato di assisterli nella nostra sede. Li abbiamo rifocillati con un po' di tè, abbiamo preso un po' di focaccia e un po' di pizza e abbiamo aspettato che potessero essere collocati in una sistemazione alternativa. Un'attività, quella delle pubbliche assistenze, sempre più complicata, no? Con l'avanzare degli anni, tra la burocrazia e la mancanza anche di volontari. La burocrazia è un lato dolente, io spero che negli altri paesi non sia uguale, dove a volte per fare una cosa semplicissima occorrono 1000 scartoffie, però anche qui con i nostri dipendenti e con i volontari, che anche qui ce n'è sempre bisogno di volontari amministrativi, cerchiamo di porre rimedio alle incombenze. Poi ci sono i ragazzi sul campo, io oggi ho avuto piacere di salutarli tutti, di stargli vicino, perché loro sono l'essenza e non bastano mai, perché le pubbliche assistenze devono fare H24 per 365 giorni. Noi un'ambulanza anche nei momenti più difficili ce l'abbiamo sempre, ma il nostro obiettivo è di averne due, di averne tre, di modo che chiunque ha bisogno possa contare su di noi. Perciò un appello a raggiungerci, che noi vogliamo addestrare anche dei nuovi volontari. Questo pomeriggio inaugurate un nuovo mezzo, di che mezzo si tratta e com'è ora la situazione parco mezzi della Croce? Allora, oggi inauguriamo un centro mobile di rianimazione sul mezzo Volkswagen. Attualmente il parco mezzi è praticamente rinnovato grazie al sacrificio di tutti i nostri volontari, dei nostri dipendenti e soprattutto anche della cittadinanza, che è sempre molto vicina a noi. E ovviamente questo mezzo qua sarà subito in servizio da domani. Abbiamo diversi progetti in campo e credo che con l'aiuto di tutti continueremo a dare a Savona e alla popolazione di Savona quello che è giusto per loro e per noi.